oggi sarò la vostra guida in quello che definisco un viaggio nel tempo. Lo vedrete, il monastero è il risultato di varie epoche storiche, ognuna di queste ci resta almeno una traccia. Oggi è divenuta una sede universitaria, dove pensate che qui studiano oltre 10.000 studenti solo in questo dipartimento, il Dipartimento di Scienze Umanistiche. Però è una storia chiaramente molto più lunga, è una storia che comincia nel 1558, l'anno in cui un gruppo di monaci che si trovavano sull'Etna decidono di recarsi qui a Catania e costruire questa struttura. Perché lo fanno? Lo fanno perché vogliono sfuggire a frequenti eruzioni, a frequenti terremoti sull'Etna. Però ammettiamoci pure che venendo qui a Catania non furono fortunati, perché nel 1669 un'eruzione arriverà fin qui e circonderà due lati del monastero. Nel 1693 un terremoto distrusse tutta Catania, tutta Siracusa e tutta Ragusa, con 60.000 vittime. Poi considerate che morirono due terzi della città di Catania. Diciamo, praticamente anche il monastero andò distrutto, i monaci decidono di ricostruirlo, di allargarlo pure, fino al 1866, quando da qui se ne devono andare. 1861, unita d'Italia. Ebbene, cinque anni dopo, con le leggi eversive, si vanno a confiscare questi edifici ecclesiastici, che quando erano così grandi in questo caso, facevano gola al comune, diventavano spesso caserme. Thank you.
quali magari avessero problemi di deambulazione e quindi non potevano avere più seguire le missioni. E seguivano da tutti. La chiesa è enorme, lo vedete. È più grande pure del Duomo di Catania, anche pochi metri. Quando i monaci vanno via dal mondo, nel periodo di 12 anni, i terremoti si potevano verificare.
laboratorio di geodinamica, il pendolo era connesso ad un sismografo e misurava la potenza dei terremoti. Oggi chiaramente non ha più quello scopo, però la bellezza, appunto, come dicevo prima, dell'intervento di De Carlo è aver lasciato traccia di ognuno di questi vari usi, così noi oggi possiamo raccontarvi questa storia per intero. Dove siamo adesso? Siamo sotto l'antirefettorio, sotto l'occhio di vetro da cui si vede la nulla. Ora, l'ambiente, lo vedete oggi, è chiaramente contemporaneo, però in realtà parte questa struttura c'era all'epoca dei monaci. Era chiuso, era riempito con terra, sabbia, pietre ed altri materiali ad un solo scopo: reggere il peso dell'antirefettorio. Chiuso e basta. Allora, scalone monumentale, diciamo, non c'è bisogno di aggiungere altro, lo vedete con i vostri occhi, doveva apparire come il banco d'accesso di un palazzo nobiliare, doveva stupire chi entrava all'interno. Qualcuno l'ha, chiaramente, in questo caso, chiaramente, però ci vorranno in un monastero, quella è una reggia, questo comunque è un edificio religioso, quindi diciamo davvero doveva apparire quanto questi monaci fossero nobili, ma non solo nobili, anche modaioli, nel senso che lo scalone è stato modificato più volte nel tempo per incontrare i gusti delle varie epoche. Prima versione, all'esterno, allora la forma di una piramide ed era infine da nuovo. San Benedetto, padre dell'Europa.